Amici di tuttoandroid.net, siamo da Huawei per vedere la Shenmue. Come potete notare, questo non è uno smartphone, non è un tablet, non è carne né pesce. Qui si è voluto veramente esagerare. Display da 6.1 pollici, un bel display con risoluzione HD 1080x720 IPS con una buona qualità. Troviamo poi connettività Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, NFC, fotocamera da 8 megapixel sul retro con un piccolo flash LED. Dovrebbe esserci anche fotocamera frontale da 1.0 megapixel, registra e riproduce video 1080p, Android 4.1 sistema operativo, batteria da 4050 mAh e connettività HSDPA. È un dispositivo abbastanza strano, devo dire, anche a primo impatto, nel senso che è troppo grosso. Già il Galaxy Note 2 era di dimensioni abbastanza elevate e secondo me con questo si è arrivati a un punto abbastanza massimo. Potrebbe essere quasi definito secondo me un tablet, anche perché comunque 6-7 pollici siamo lì e niente. L'interfaccia proprietaria di Huawei è quella che troviamo anche sul Huawei Ascend P2 e troviamo questo menu fluttuante, davvero interessante perché ci permette di avere delle funzionalità sempre sopra lo schermo. Come fluidità e reattività ci siamo e altre cose da dire al momento non me ne vengono in mente. Sono presenti tutte le applicazioni, quelle di Google, quelle di Huawei, la fotocamera, facciamo subito una prova. Scatto molto veloce e devo dire anche abbastanza buono. Per il momento è tutto, da Michael, tuttoandroid.net.